Anzi, del... Fede, tu sei soddisfatto di Flor? Sì, penso di sì. Sì, sono soddisfatto. Di sicuro non sono scontento, quindi penso di sì. Perché? Così. Mi piace tanto, è sempre allegra. Sì, piace anche a me. E poi sa curare l'asma, il raffreddore. Bene, se voi siete così contenti, allora sono soddisfatto anch'io. E vai! Bene, adesso dormite, ok? Altrimenti domattina non riuscirà a svegliarvi neanche la meravigliosa e sorprendente Florenzia. Buonanotte e dormite, mi raccomando. Nico! Nico, non immagini cosa ho combinato per vendicarmi di Gonzalo. Si ricorderà di me finché campa, te l'assicuro. Sai, da un lato sono soddisfatta di essermi vendicata, però... non so, continuo a pensare a lui e mi piace sempre tanto. Tu cosa ne pensi? Dai, Nico, non fare l'offeso perché non ti ho permesso di picchiarlo. Nico, sei... Dai, dammi un altro bacio. No, mia. Delfina, per favore, sai che non ho piacere che qualcuno mi veda. Oh, amore mio. Ma qui non c'è nessuno. Sì, ma nella casa c'è un sacco di gente. Può scendere tua madre, no. Può scendere tua sorella. Io mi sentirei in imbarazzo. E poi lo sai che non sono fatto così. Non è una novità, lo sai. Se deve essere questo strazio, non mi diverte più che mia madre e mia sorella vivano qui. E poi mia madre e quella zoticona di Flor non fanno che beccarsi tutto il santo giorno. E invece con i miei fratelli non è affatto così. Anzi, l'adorano. E io li posso capire, deve essere perché... lei ha quel non so che... di materno, di cui hanno tanto bisogno. Perché io non ce l'ho? Perché devi fare sempre quei paragoni con lei? Figurati se posso fare paragoni con lei! Io non faccio paragoni, neanche per sogno. Però a me in 2 anni non hai mai detto niente del genere, mentre ti bastano 2 giorni per capire che la zoticona ha l'istinto materno. Delfina, parlo dei miei fratelli, non di me. Che ti prende? Niente. Perdonami. Perdono. Scusa, sono stanca e dico solo delle sciocchezze. È meglio che vada a dormire. Perché a parte te abbiamo tutti bisogno di provare le coreografie. Possiamo escludere anche Bata. Perché? Beh, perché lui suona la batteria, deve pensare ai piatti. Posso sapere da dove venite voi due? Vuoi sapere da dove veniamo? Beh, ecco, veniamo noi veniamo... da fuori casa. E ecco, io volevo giusto parlare di questo, perché noi veniamo da... Da dove? Dal giardino, dalla città, dalla stratosfera, da dove? Dal rumore veniamo. Da dove? Dal rumore. Ho sentito un rumore, allora esco di casa e mi dico: che cos'è questo rumore? E così incomincio a guardare nel giardino, poi incontro lui, aveva gli occhi sbarrati ed era bianco come uno straccio. Sì, l'insonnia. Certo, non riusciva a dormire, ci siamo messi a parlare, io non riesco a dormire neanche cosa, io. Tutte le volte che vai a vedere cos'è questo rumore, porti la borsa. La borsa neanche me ne era accorta. Che stupida. Il fatto è che vorrei che mi diceste come stanno davvero le cose. Perché non vi credo. Poco fa sono stato in camera tua e sembrava che stessi dormendo. Hai messo dei cuscini per ingannarmi. Non mi crederai capace di fare una cosa del genere. A questo punto posso pensare di tutto, Nicholas. Perché qui c'è qualcosa che non mi convince. Scusa se mi sono addormentata nel tuo letto. Ti aspettavo per chiacchierare. Un altro attacco di insonnia? Sì, è così, sì. Flor, la mia borsa! Grazie per averla presa. Quella borsa è tua, Maya? Sì, l'avevo dimenticata fuori, perché? No, niente. Andiamo? Andiamo. Grazie, Flor. No, per carità, figurati. Era lì e l'ho presa. Ringraziarmi per averti salvato, no? Tu non vuoi che ti ringrazi, vuoi solo sapere cosa ho fatto e invece io non te lo dico. Oh, che succede? Il mio fratellino ha una storia con Flor. Falla finita e vattene, perché io voglio dormire. Per questo hai acceso il computer? Ti ho detto di andartene. Sai che ti dico? Non me ne importa un accidente di quello che fai e non ti racconterò più niente della mia vita, che vale molto più della tua. E un'altra cosa, per me puoi anche giocare a sonnambulo tutte le notti e sfracellarti dall'albero più alto del giardino. Sta zitta e sta attenta ai miei mobili, stupida. Cara sirenetta galattica, ti allego un brano romantico che ho composto pensando a te.
Forse ti sembrerà un po' fuori moda, però io sono fatto così. Più adagio? Come più adagio? Ci dobbiamo sbrigare, ragazzi, muovete! No, più che sbrigarci ci dobbiamo svegliare, sì. Sì, hai detto bene. E per svegliarsi qual è la cosa migliore? Il movimento. Conoscete la battaglia del movimento? No. Mettetevi in fila. 5, 6, 7, 8. Questa è la battaglia del movimento. A muovere i piedi si impara in un momento. Questa è la battaglia del movimento. A muovere la testa si impara in un momento. Ehi! Forza, ragazzi, mi sembrate due mummie. Ora entrate, se no fate tardi. Sapete come si saluta una principessa? No. Ci si ferma? E poi un bacio. Bravi, bravissimi, comportatevi bene. Ci fate attenzione, tu, vero? Sì, se posso vengo. Ciao. Un momento, Thomas Fritzenwalden, che cosa mi dici? Sono arrivato adesso, ancora non ho fatto niente. Parlo della nota che ti ho scritto sul quaderno. Allora, sì, però devo dire che... Cosa? Che a casa mia lavorano tutti, non hanno il tempo per venire qui. Tutti gli adulti lavorano, ragazzo mio, ma alcuni di loro hanno degli orari più elastici. Se non si fa vedere nessuno della tua famiglia, allora dovrò venire a casa tua, personalmente. Sono stata chiara? Come il sole. Molto bene. E adesso vai, Thomas. Una volta mi raccontavi tutto, perché non lo fai più? Perché non siamo più bambini, tutto sì, qui. Sì, però siamo fratelli. Siamo fratelli grandi e io non voglio stare attaccato alle sottane di nessuno, va bene? Ah, ma quelle di Flor sì, vero? Ah, guarda chi c'è, dove come state va, andando? Ragazzi? Stiamo andando a scuola, non si vede? Sì, sì, vi posso leggere una cosa incantevole. Ciao, Angelo, rivelami i tuoi sogni perché voglio essere il padrone del tuo amore. Ciao, Angelo, saremo due gabbiani che volano in un cielo color... Basta, basta, come può piacerti quella roba, è stucchevole. Perché io invece la trovo... Eh? Che cosa? Sì, è romantico e dolce. No, è ultra stucchevole. No, non è stucchevole. Voi non capite niente dell'anima di una donna. Ve lo garantisco io. Come te. Pronto, Betty? No, ti telefono perché ho un problema molto serio. Non ci crederai mai. Mi hanno chiuso il... Sì. No, il fatto è che non ho un centesimo. Per questo ti telefono. Tu non mi puoi prestare qualcosa? Ah, è così, sei al verde anche tu. Ah, ti capisco, io non so più dove sbattere la testa. Non ti preoccupare, Betty. No, non mi devi spiegare proprio niente. Grazie. Un altro giorno parliamo un po' di più. Va bene. Vediamo a chi posso telefonare. Un'altra volta? No, ti prego, signore, fa che non si...